Eccoci quest'oggi con 7 News a Legnano, siamo al Parco Castello, ma in sottofondo vedete proprio il Castello Visconteo. Siamo in compagnia di Mr. Wikiman, potremmo chiamarlo così, e adesso vi spieghiamo, esatto, vi spieghiamo bene anche perché. Lui si chiama Luca Cazzola, sì, di San Giorgio, sì. Però diciamo che è diventato l'uomo enciclopedico di Legnano, per il semplice motivo di aver appunto realizzato su Wikipedia, che tutti voi conoscete, diversi pezzi, diverse informazioni raccolte per questa enciclopedia universale. Sia, diciamo, l'introduzione di voci nuove che ho introdotto io, che ho sviluppato, sia ho sviluppato voci già esistenti, per esempio la voce Legnano, quando mi sono iscritto a Wikipedia c'era già, non è che l'ho creata io, però ho creato per esempio Basilica di San Magno, il Castello Visconteo, Palazzo da Perego, Antonio Bernocchi, quindi anche biografie, le aziende, eccetera, eccetera. Ecco, quindi già avete immaginato, insomma, che il lavoro è lungo e è particolarmente intenso. Infatti, mi sono iscritto nel 2007, siamo nel 2014, quasi 15, quindi insomma di tempo ne ho avuto parecchio. Esattamente, però ci interessa sapere anche come è nata questa, diciamo, impresa titanica che stai ancora portando avanti di relatore di Wikipedia. Non so poi se c'è un termine esatto, e contributore, dove ti ha portato anche, perché ci sono delle belle soddisfazioni, certo, che hai inanellato negli anni. Esatto, ho iniziato nel 2007 con la sostituzione dello stemma di San Giorgio, perché io sono stato consigliere comunale 10 anni e durante il nostro mandato abbiamo conformato lo stemma comunale di San Giorgio al decreto presidenziale di concessione. Sono finito su Wikipedia, ho visto che era ancora quello vecchio e l'ho sostituito, perché avendo accesso agli altri c'era anche quello in formato elettronico. Poi mi sono soffermato su San Giorgio, ho visto che era ancora un po' un abbozzo come voce e ho cominciato a ampliarle, eccetera, eccetera. Poi sono passato a Legnano e così via, insomma, durante gli anni ho fatto parecchio. Diciamo che, insomma, si inizia per caso, esatto, sì, non si sa dove si va a finire. Assolutamente no. Eppure, non ci dovrei pensare che sei arrivato fino a qua. Esatto, infatti il fino qua, ecco, spiegaci il fino qua dove ti ha portato, perché prima, fuori onda, diciamo così, ci spiegavi che hai avuto anche dei riconoscimenti, sì, per questo tuo lavoro. Esatto. Noi non sappiamo, partiamo da questo presupposto, come funziona la contribuzione a Wikipedia, quindi spiegacelo tu e dici anche appunto che risultati ti ha portato. La contribuzione è completamente libera, quindi ognuno, anche senza registrarsi, può benissimo contribuire le varie voci, non c'è un comitato redazionale, eccetera, eccetera, insomma, ci si controlla un po' a vicenda, questo qua è il discorso. Per quanto riguarda i miei contributi, diciamo sulle voci della nostra zona, quindi ho ampliato parecchio ovviamente San Giorgio, che è il paese dove abito, Legnano, eccetera, eccetera, ho contribuito anche ad altri comuni importanti della zona, in maniera marginale in questo caso, tipo Saronno, Gallarate, Nerviano, Canegrate, contributi un po' così, ecco, ho creato voci anche in quel caso lì di Chiesa, eccetera, però i miei contributi principali sono San Giorgio e Legnano. E non mi sono fermato qua, perché un po' coinvolto altri utenti della nostra zona per far crescere le voci dell'Alto Milanese, e con questo scopo ho curato e creato il progetto Alto Milanese e poi il portale Alto Milanese. Il progetto Alto Milanese è dove ci si coordina, no? I vari utenti, Gibusto Arsizio, eccetera, città di Legnano, che sono di San Giorgio. E il portale è un po' una sorta di, diciamo, interfaccia che fa vedere le voci migliori presenti sull'argomento, non solo, ma c'è anche un elenco completo di tutte le voci presenti su Wikipedia che serviscono all'Alto Milanese. Benissimo, direi che quindi, insomma, già qua abbiamo capito qualcosa in più. Sì, non solo, non mi sono fermato qua, quindi non c'è solo dal punto di vista, diciamo, numerico di voci, fai conto che sono arrivato in totale a nuove voci create 1400, poi spiegherò il perché non sono solo sull'Alto Milanese. Ho puntato anche un po' a conseguire riconoscimenti di qualità. Le voci Olona, vado in ordine cronologico, certo, Legnano, San Giorgio su Legnano, sono finite in vetrina, cioè sono state riconosciute dalla comunità wikipediana come tra le migliori voci di tutta l'enciclopedia. Quindi è una categoria che contiene quelle voci, diciamo, d'eccellenza, fatte molto bene, molto esaustive, scritte bene, con fonti ricche di immagini, eccetera, eccetera, eccetera. Se mi permetti, forse sono quelle che praticamente quando noi apriamo la ricerca, sì, in Wikipedia vediamo in home page, esatto? Esatto, okay. Esatto. Sono entrate anni fa, ecco, diciamo, nel 2008, se non ricordo male, quindi all'inizio della mia avventura wikipediana. Quindi sono contraddistinte anche quando le aprite da una stella d'oro a destra in alto.
Ecco, e allora questa cosa, diciamo, mastodontica che ti Sì. ha coinvolto, immagino ti abbia tolto tempo per tutto il resto No, delle perché tue comunque faccende. sia, ripeto, faccio il wikipediano da anni, quindi pian pianino nel weekend, la mezz'ora, l'ora, beh, è chiaro che è stato molto, diciamo, come si può dire, impegnativo, sono state le vetrine. Le vetrine, quando poi c'è la segnalazione che la comunità decide se farlo entrare in vetrina o meno, non è guardare veramente anche le virgole, punto e virgola, eh. Lì ci ho messo pian pianino, ma il lavoro che c'è dietro ad ogni vetrina è circa un anno, eh. Quindi è un Immagino. lavoro preso alla lontana, ovviamente, preso presso il libro di biblioteca, eccetera, eccetera. Mi sono messo lì, ho approfondito, poi li ho limati, li ho rimati, li ho limati, li ho limati sempre di più, fino a quando poi ci ho fatto, insomma. Esatto, Ecco, infatti l'importante è il lavoro di documentazione, perché le come fonti dicevi, esatto. fondamentali. Come dicevi, Wikipedia è libero, però proprio per questo bisogna anche stare un po' attenti. Certo. L'utente poi finale deve sapere che quello che trova è È attendibile. attendibile, esatto. Quindi diciamo che sta Necessario. al contributor, chiamiamolo così, rendere il suo contenuto assolutamente privo di pecche e di improvvisazioni. Quindi un lavoro che ti ha portato probabilmente anche a girare, no? Nelle varie biblioteche, archivi e Sì, quant'altro. essendoci il consorzio bibliotecario, che c'è il prestito tra una biblioteca e quell'altra, ho preso in prestito l'ipobiblioteca da San Giorgio, che poi sono arrivate altre biblioteche ovviamente, perché insomma, i libri sono tanti. Direi sicuramente. Dicevi che non Sì, ti sei anche su limitata. internet poi ho cercato, ad esempio, le voci sulle contrade, non le ho create io, però quello che leggete in pratica l'ho scritto quasi esclusivamente io, mi sono comunque documentato parecchio su internet in quel caso lì, quindi non c'è solo il libro, c'è anche internet che dà una mano, anche i Certo. legnanesi uguale, ha contribuito pesantemente, su Lucia Cusazzi, ho creato Toni Barlocco, lì ho trovato tutto su internet, quindi non c'è il libro, eccetera, eccetera. Ci sono anche però su internet, sui siti delle varie contrade, c'è su tutto, insomma. Sì, normalmente sì, in effetti sono ben aggiornati, perlomeno Sì, ci si ho fatto il augura. giro dei capitani, ho conosciuto un po' i dati, ho fatto, matchato un po' la cosa, ho trovato le voci, credo, abbastanza complete, insomma. Sicuramente, anche perché tu hai vinto anche un premio, giusto? Sì, diciamo, nel 2013 sono stato eletto amministratore di Wikipedia. L'amministratore è quell'utente che ha, diciamo, poteri speciali molto importanti, tipo quelli di cancellazione delle pagine, di blocco degli utenti, sia quelli iscritti che non iscritti, di protezione delle pagine. Cioè, conto che Wikipedia, l'enciclopedia libera, tutti possono contribuire, anche non iscritti, non registrati. Quindi proteggere la pagina alla modifica è comunque un compito molto importante. Quindi da questo discende che l'amministratore di Wikipedia diventa poi anche un po' il punto di riferimento. Fai conto che siamo in un centinaio in tutta Italia, le voci le qua davanti. Una bella soddisfazione già quella. Dopo Già aver vogliamo avuto, l'autografo. ma dai, già aver avuto questa, diciamo, riconoscimento da parte della comunità, persona di cui ci si può fidare, ovviamente, perché cancellare pagine, eccetera, bloccare utenti, non è credibile, No, è decisamente una bella responsabilità. insomma. È una bella responsabilità. Poi a questo accompagno comunque, a livello generale, quindi a parte i contributi specifici che ho dato, il controllo delle ultime modifiche all'enciclopedia. Questo lo possono fare tutti anche non registrati, però preferisco anche dare una mano in questo senso, quindi i vari vandalismi, eccetera, eccetera, che diciamo che annullo, in cui annullo i contributi, diciamo, non conformi, ma anche magari, diciamo, vandalici, e blocco eventualmente chi fa queste modifiche, diciamo, che magari è abbastanza grave, chiaro, il blocco arriva non da schiaccio A che non c'entra niente nel testo, ma vandalismi veri e propri, insomma. Eh sì, perché purtroppo Sì, chiaramente la essendo libera tutti stupidità. ci possono contribuire, proprio tutti. C'è quello che aggiunge informazioni interessanti e quello che si fa lo stupido, diciamo così. Esatto, e probabilmente insomma, se voi non entrate mai in contatto con questa tipologia di vandalismo, è perché c'è qualcuno come Luca Cazzola che vigila, Tanti altri, tanti esatto, altri, vigila sulla correttezza di questo mezzo che utilizziamo ormai un po' tutti. esatto. Ecco, dal punto di vista del lavoro che tu stai facendo, mi Sì. dicevi prima, anche ai nostri lettori barra video ascoltatori, che non ti sei limitato però a inserire voci sull'Alto Milanese, in generale su Legnano, San Giorgio, eccetera, ma il tuo lavoro su Wikipedia continua e si è ampliato. Sì, certamente. Ad esempio, un altro campo di contribuzione molto, che qui ho speso tantissimo tempo, è quello delle automobili, sono appassionato di auto e anche qua c'è un po' la curiosità. Io sono un alfista convinto. Sono finito sulla voce dell'Alfa Romeo e ho visto che
i modelli più vecchi, quelli pre-bellici, erano tutti in link rossi, cioè non esisteva la voce. C'era per esempio magari nella Wikipedia in inglese e non in italiano. Cioè, vabbè, un artista comincia a creare, e ho coperto buona parte della produzione italiana, ho fatto l'Alfa Romeo, ho fatto la Fiat, ho fatto la Ferrari, la Maserati, eccetera, eccetera, quindi le voci dei singoli modelli, e per quello che sono arrivato poi a 1409 voci create. Poi ho ampliato il mio campo, le voci delle automobili britanniche e statunitensi, che sono fagotto. Quindi pian pianino ho creato anche voci delle case che non mancano, eccetera, eccetera. Anche in questo caso ho portato a casa, tra virgolette, due vetrine. Alfa Romeo e storia dell'Alfa Romeo, che è la voce d'approfondimento. E anche in questo caso, diciamo, ho creato il progetto automobili, i wikipediani interessati all'argomento si possono confrontare, sta funzionando secondo me abbastanza bene, quello dell'Alto Milanese, e portare automobili in entrambi i casi, insomma. I campi principali di contribuzione sono questi qua. Ad esempio, visto che mi hai chiesto se ho spaziato, cioè dove ho spaziato, ad esempio, ultimamente ho sistemato la voce, il canto degli italiani, che è la voce dell'inno nazionale. Ultimamente il nome dicendo ufficiale è il canto degli italiani. Che stiamo giusto, imparando ora, perché tutti noi lo chiamiamo l'inno di Mameli. È un termine improprio. Ho aggiunto per esempio ex novo il paragrafo significato del testo, dove mi viene spiegato i vari passaggi, cosa dice, eccetera, eccetera, perché lo dice, quali sono le allusioni storiche, eccetera, eccetera. Quindi anche dall'Alpe alla Sicilia, ovunque. Infatti, legnano. Per quello, ecco. Io volevo aggiungere semplicemente dall'Alpe Sicilia, dovunque legnano. Vado a guardare, manca addirittura il paragrafo intero, visto che non si poteva aggiungere il paragrafo solo col suscritto riferimento a Legnano, tanto che c'ero. Ahimè. Ho aggiunto l'intero paragrafo intero, insomma, in cui si spiega tutto il testo, ovviamente. Poi, tanto che c'ero, sono già qua, ho sistemato anche la parte storica, eccetera, eccetera, le critiche, i vari diritti d'autore, cioè, ho sistemato un po' tutta la voce. È un bel lavoro, eh? Direi. Un mesetto a sistemare la tutta. Direi che ogni legnanese doc dovrebbe essere grato al lavoro di Luca Cazzola, perché insomma. E noi ci fregiamo di avere tutte queste peculiarità, no? Rispetto ad altre realtà comunque italiane, siamo abbastanza campanilisti, però se il resto del mondo lo sa è anche grazie a persone come te, no? Quindi noi ti diciamo grazie. Ma a proposito di gratitudine, a livello invece di istituzioni, il comune ad esempio, non dico per forza di Legnano, ma può darsi quello di San Giorgio, dove tu comunque hai prestato anche opera come carica, eccetera, eccetera. Ecco, un riconoscimento da questo punto di vista, no, ti è mai arrivato? Non è ancora arrivato. Allora direi che lanciamo un appello. Insomma, direi che va fatto. Ci sono Ambrogini d'oro, ci sono. Addirittura l'Ambrogino d'oro. Dai, ci sono tanti riconoscimenti che sono comunque. Non deve venire, però non deve venire da me. Lo dici tu. Lo diciamo noi. Noi come redazione di 7 News ci facciamo portatori, anzi, apriremo una causa. No, dai. No, dai, a parte gli scherzi. Sarebbe bello però davvero che le amministrazioni coinvolte in questo progetto, che chiaramente hanno vantaggio nell'avere il lavoro già fatto, perché sono cose che dovrebbero fare magari a livello istituzionale, che invece vengono fatte da un privato cittadino, seppur appassionato, ecco, sarebbe il caso magari di avere un piccolo riconoscimento. Ad esempio, Busto Arsizio, c'è addirittura un progetto su Wikipedia, è stata coinvolta la famiglia Bustocca, eccetera, eccetera. A me piacerebbe. Ne abbiamo parlato. Fare a breve e magari sentire la famiglia legnanese, anche perché a livello storico ovviamente sarebbe il primo riferimento. Adesso vabbè, vedo un po' cosa fare. Una via che mi è venuta recentemente, di fare altrettanto per Legnano, insomma, di estenderlo ultimamente. Cioè, credo di aver fatto tanto, ma che mi fermo qua. Cioè, Legnano possiamo scrivere veramente di tutto, le biografie, eccetera, eccetera, l'azienda, la storia di sé, eccetera. È vero, tanto è vero che poi insomma. Vediamo un po'. Con l'anniversario recentissimo, il 90° della proclamazione di città, si è mosso tanto qui a Legnano che magari per un po' è stata un po' dormiente, quindi chissà mai che sia la volta buona che poi questi progetti abbiano. Io ti ringrazio Luca, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, beh, una cosa che mi ha fatto piacere a livello d'amministratore, che poi abbiamo cambiato argomento. Sì. Nel 2014 ci sono stati, come tutti gli anni, gli Wiki Oscar, cioè la comunità wikipediana assegna un premio speciale, un po' come gli Oscar, per le varie categorie, gli amministratori, i patrollatori, cioè quelli che fanno l'annullamento di ultime modifiche, eccetera, eccetera, il wiki grafico, eccetera, eccetera, eccetera. Io 22.
amministratore giovane promessa e utente 24 ore, perché meno male, io anche quando sono a casa eccetera eccetera, l'occhio a qualsiasi ora la do, e quindi meno male la contribuzione è abbastanza costante. Ed è una cosa che mi ha riempito d'orgoglio, che non mi aspettavo assolutamente, non mi aspettavo di vincere The Wiki Oscar, addirittura due. E sono arrivato terzo amministratore dell'anno. Però vabbè, lì era quasi impossibile vincere, perché ci sono tutti i mostri sacri ormai iscritti da anni che sono molto più bravi di me. Io comunque sono stato eletto amministratore a settembre del 2013, quindi non è mezzo. Beh, direi che è poco, è ancora un sacco sì, di tempo. Vediamo. Ma lì è dura, perché sono veramente tanti, sono veramente bravi. Beh, noi seguiremo da vicino l'evoluzione della tua carriera, chiamiamola sì, così, anche perché temo che a livello economico... Tutto gratis. Esatto. Perché io penso una cosa molto importante. La cosa più importante di tutte, a parer mio, la diffusione della conoscenza, una cosa che credo da sempre, in cui credo da sempre, quindi sono passato le vie di fatto. Se a me interessa comunque dare il mio contributo, ed è, vi assicuro, una soddisfazione incredibile, per esempio, sapere che poi il canto degli italiani è sistemato in due settimane, poi con la voce di Vanna leggerla a livello italiano, gli studenti per fare la ricerca, cioè, e Legnano tutti quelli interessati, dai legnanesi alle certo, contrade, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, la sfarromia tutti gli affisti che sono in Italia, cioè, e c'è comunque la corrispondenza pratica, sta cosa, vanno a leggerla, ci sono esatto, che ci studiano, eccetera. Ah, l'ho letto su Wikipedia, e dà una soddisfazione incredibile, cioè non è che faccio la voce del scopo di rimane lì, poi vanno a leggerla, consultarla. Infatti, ed è questa la cosa per cui, come ho detto anche prima, di nuovo ti ringraziamo, perché è un lavoro che qualcuno doveva fare, e questo qualcuno sei tu, e quindi insomma le istituzioni dovrebbero davvero accorgersene e perlomeno dirti insomma anche loro grazie a loro modo, ecco, se non altro almeno quello, ok? Luca Cazzola, grazie mille, grazie, ripeto, quando avrai novità o vincerai un altro Wiki Oscar, mi o sarai... difficile. Vabbè, lo so, ma sai com'è, c'è gente tipo Leonardo DiCaprio che l'Oscar non lo vince mai ed è bravissimo. Insomma, tu magari non sei Leonardo DiCaprio perché non fai l'attore. No. No, però insomma sei decisamente da Oscar per quanto riguarda il lavoro che hai fatto e che continui a fare, quindi seguiremo i tuoi successi e ce li farai... sapere quando arriveranno, insomma. Senz'altro. Grazie. Grazie a te. A presto.